Non è raro che mi arrivino DM su Instagram di ragazzi giovani che vogliono iniziare a lavorare online, che vogliono crearsi un qualsiasi tipo di entrata online, ma non sanno proprio né cosa fare né come comportarsi dal punto di vista fiscale. E sto facendo questo video proprio per rispondere a entrambe le domande. Voglio mostrarvi un business model che una persona neofita nel mondo dell'online, un principiante, può adottare per fare i primi passi. Il tutto senza assolutamente aprire la partita IVA. Benvenuto in questo video. Se non mi conosci, io sono Matteo Frasinei. Nella vita parlo di soldi e di finanza personale sul web. Come dovresti già sapere, non vendo corsi, non ti chiedo nulla fino alla fine del video, se non un bel mi piace per aiutare me e il mio canale con l'algoritmo di YouTube. Direi di non perderci troppo in chiacchiere e iniziamo subito. Se già un po' che ti sei interessato al mondo dell'online, saprai sicuramente che per fare quasi tutto serve la partita IVA. Soprattutto se stiamo parlando dell'affiliate marketing e dell'e-commerce. E io capisco che aprire la partita IVA così alla cieca, prima di iniziare un qualsiasi progetto, oltre a non essere una scelta intelligente, è anche una spesa economica abbastanza importante. Perché aprire la partita IVA comporta dover pagare il commercialista, le tasse, imparare a gestire tutto il lato fiscale e tutto questo ancor prima di sapere se quello che andremo a fare, cioè il motivo per cui abbiamo aperto la partita IVA, funzionerà. Andremo a fare il tutto senza sapere se l'attività che andremo a svolgere sarà profittevole. E mi rendo conto che non è il massimo. Sono anche sicuro che molti di voi, appena hanno scoperto la necessità dell'avere la partita IVA per fare praticamente quasi tutto, si sono scoraggiati moltissimo. Ma sono contento e sto facendo questo video proprio perché ho trovato una soluzione a tutto questo e si chiama Let's Sell. È un business model completamente italiano, infatti stiamo parlando di un'azienda torinese che ci permette in maniera completamente regolare di aprire un e-commerce senza dover aprire la partita IVA. E tu ti starai chiedendo come fanno? Bene, nel momento in cui noi andiamo a vendere un prodotto tramite il negozio, Letzel ci effettuerà un pagamento con ritenuta di acconto, facendoci quindi da sostituto d'imposta. Ritenuta di acconto, sostituto d'imposta, ma che paroloni stai usando? Spiegato in parole povere, Letzel andrà a pagare le tasse al posto nostro. Ma come fa a farlo? Bene, ogni volta che noi andremo a ricevere un pagamento da Letzel, loro tratterranno dal nostro importo una quantità di denaro, che poi saranno loro stessi a versare allo Stato al posto nostro. Quindi la ritenuta di acconto non è nient'altro che un anticipo sulle tasse che ammonta solitamente al 20% se siamo dei professionisti residenti in Italia, al 30% se non siamo residenti in Italia. E l'importo sul quale andremo ad applicare questa percentuale cambia in base al tipo di professionista che siamo. In ogni caso non voglio dilungarmi troppo nei dettagli in questo video. Spero solo che si sia capito perché è possibile aprire un e-commerce senza aver bisogno della partita IVA tramite l'Excel. E ora arriviamo al bello di questo video, cioè come funziona l'Excel. Non vi sto a mentire e vi dico subito che è un business model molto particolare. E man mano che lo racconterò vi renderete conto di quanto sia interessante e a tratti direi anche geniale, perché noi tramite la loro piattaforma andremo a creare un vero e proprio negozio online, ma quello che noi andremo a vendere saranno i prodotti che loro stessi hanno nel magazzino. Quindi non avremo problemi di spedizione lunghe mesi o prodotti di bassa qualità come spesso succede tramite il dropshipping. E se forse ti preoccupa il fatto che magari, siccome tengono tutto loro, ci sono pochi prodotti disponibili, ti smentisco subito. Perché oltre ad avere un'amplissima scelta di prodotti, hanno anche delle licenze che non sono per niente facili da ottenere, che ti permettono di vendere alcuni prodotti di marca oppure addirittura dei prodotti alimentari. Questo ovviamente cosa va a fare? Va ad aumentare la credibilità nel nostro sito. A noi l'unica cosa che rimane da fare è di vendere. Infatti non dovremo occuparci di assolutamente niente se non la selezione dei prodotti che andremo a vendere e la vendita di essi. Io personalmente lo vedo anche come un ottimo business model per quelle persone che si stanno approcciando ora come prima volta nel mondo dell'online, perché va ad accrescere delle skill come può essere il digital marketing, che qualsiasi cosa poi noi andremo a fare ritornerà sempre utile. Oppure può anche essere un'ottima soluzione per quegli influencer, per quei creator o per quelle persone che hanno un pubblico in una determinata nicchia ma non sanno come monetizzare. Oppure anche per le persone che hanno un'idea ben chiara in testa ma non hanno né le skill né le risorse per partire da zero con un nuovo progetto di e-commerce. Io direi che abbiamo chiacchierato abbastanza e che è arrivato il momento di andare a vedere sul campo come funziona l'interfaccia di Letzel.
Ok, eccoci qua finalmente nell'interfaccia di Let's Help. Quando accederete al sito, a voi farà ovviamente vedere la pagina di registrazione. Quindi andrete a creare il profilo. Io ora accedo con il profilo che ho già creato e subito siamo nella dashboard. Cos'è la dashboard? È il posto da cui noi controlleremo tutte le operazioni del sito. Vi faccio vedere un attimo come funziona. Cliccando qui su dashboard abbiamo un po' di statistiche in generale. Possiamo scorrere e vedere subito qualche corso, qualche tutorial su come muoverci sulla piattaforma. Possiamo vedere in questa sezione gestione negozio. Possiamo effettivamente andare a cambiare tutto dal nome del negozio, a cambiare il logo, il colore. Possiamo andare in configurazione avanzata dove possiamo aggiungere qualche dettaglio in più al nostro sito. Possiamo ovviamente collegare tutti i nostri canali social. Possiamo vedere però, più importante di tutto, nella sezione canali che possiamo scegliere noi che prodotti vendere. Come potete vedere, io ho fatto finta di essere un influencer di moda e benessere, trucchi e lifestyle, e quindi ho messo proprio i prodotti che mi interessa vendere. Questo ovviamente, nel caso io fossi veramente un influencer del genere, tornerebbe estremamente utile, perché con veramente un minimo sforzo posso finalmente monetizzare la mia audience con dei prodotti che sono rilevanti, il che non è da poco. Poi possiamo ovviamente, qui scorrendo piano piano nella dashboard, vi faccio vedere molto in fretta che possiamo veramente gestire tutto il sito e impostarlo come più vogliamo. Un'altra cosa che mi è piaciuta veramente tanto è l'opzione qui in supporto alla vendita di newsletter. In poche parole, Let's Sell ci offre un software vero e proprio dove possiamo andare a fare email marketing, e questo è veramente un grande valore aggiunto. Io direi che comunque il tutto è abbastanza intuitivo, molto semplice da capire, molto chiaro, e direi che è arrivato il momento di andare a vedere il nostro store, come si presenta. E come potete vedere qui, lo store è molto semplice, molto intuitivo, sia per noi nel backend che lo dobbiamo costruire, che per i clienti che dovranno andare a acquistare. Come potete vedere, ci sono veramente veramente un sacco di prodotti dai quali possiamo andare a scegliere, per i più scettici di voi che magari credono che non ce ne siano abbastanza, tra i quali possiamo vedere anche delle marche insomma non indifferenti. Direi che è arrivato il momento anche di vedere i piani di pagamento. Possiamo decidere se pagare mensilmente oppure annualmente. Chiaramente il prezzo mensile andrà a scendere. Abbiamo però per il profilo basic un prezzo di 9,90€ al mese, quindi se vuoi anche provare una cosa per vedere come va, a fare un test senza troppi impegni, è sicuramente un prezzo molto abbordabile. E abbiamo poi il profilo pro con ovviamente delle funzionalità in più, una percentuale di guadagni più alti, che ci andrà a costare 19,90€ al mese. Secondo me può valer la pena provare, soprattutto se, ripeto, non sapete cosa fare e volete approcciarvi al mondo dell'online. Con un investimento iniziale veramente basso potete comunque entrare in campo e vedere come funzionano gli e-commerce, il digital marketing e tutto ciò che ci sta attorno. Se hai intenzione di iscriverti, ti invito di farlo dal link in descrizione, che ti offre uno sconto per il piano pro se inserisci il codice creator, oppure semplicemente, sempre dal link in descrizione, puoi fare la prova gratuita di 7 giorni. Io, se sei arrivato fino a questo punto del video, ti ringrazio di essere stato con me, ti invito di mettere un bel mi piace al video se ti è piaciuto, iscriverti al canale, attivare la campanellina per non perderti ogni nuovo upload.